Allora, oggi un vlog. Vi porto con me tutta la giornata e devo dire che è iniziata anche bene. Ho già i capelli legatissimi perché ho già iniziato a fare servizi a destra e a sinistra. Lavatrici, asciugatrici, no, non si capisce stamattina. Mi sono svegliata con una grinda incredibile e quindi sto rivoluzionando. No, mi sto dedicando un po' di più alla casa ultimamente, ma oggi in particolare ho una grinta pazzesca e penso che farò cose. Intanto mi sono già cambiata, vestita, sistemata un pochettino almeno la base per non sembrare un mostro. Ho già fatto, come ho detto, la lavatrice, l'asciugatrice, sta andando una seconda lavatrice, ho già fatto il letto, ho già sistemato la camera, ho già spolverato, pulito il pavimento, tutto. Non ho ancora preparato il pranzo perché oggi non so ancora che fare, oggi è domenica. Non lo so, in realtà ho dei noodles che un pacco già aperto, quindi vorrei terminarlo perché quello non mi ricordo, diceva tipo 5 giorni dall'apertura, quindi è meglio utilizzarlo e penso che lo farò con verdurine e come si chiama? Edamame? Quello di soia. Vabbè, ce l'ho in freezer, poi dopo lo prendo e ve lo faccio vedere e vi dico come si chiama. E quindi sì, penso che farò tipo piatto unico così e poi un'insalatona. Non ho voglia di esagerare perché ieri ho esagerato. Veramente sono 2 o 3 giorni che esagero e non mi va, mi va di tornare all'alimentazione molto più sana. Comunque, in questo inizio di mattinata, volevo farvi vedere una cosa bellissima che ho trovato stamattina perché il mio maritoccio mi ha fatto trovare una sorpresa stamattina e ta-da! È andato in edicola e ha comprato questi. Allora, io ho una passione spropositata per tutto ciò che è Disney, tutto ciò che sono i pupazzi Disney. Ho la maglietta di Topolino e non è l'unica maglietta di Topolino che ho. Quasi colleziono non mi piacciono tanto i Topolino che escono settimanalmente, quando i Paperino che escono mensilmente, li adoro, mi piacciono tantissimo, non riesco tutti i mesi a prenderli, però quando li prendo li amo alla follia. E mio marito ha trovato questi in edicola che sono praticamente degli squishy a tema Disney e me ne ha presi due, quindi adesso li apriamo insieme e vediamo che cosa esce. Può uscire Topolino, Minnie, Chip, Chop, Paperino, Paperina, Pippo, Pluto, Elsa, Anna, Olaf, Baymax, Mike, Ariel, Bisi Bisi, Cenerentola, Biancaneve, Ib. Ma io voglio Paperino. Apriamo! Mamma mia, quando vanno duri non c'è tipo un'apertura facilitata. Sì, Angela, c'è un'apertura facilitata. Impara. In genere la mettono sempre. Amore, cavolo, vediamo che. Elsa! 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 E il mio amore cagnolino vuole Elsa adesso. Ma è bellissima! Ciao, sono Elsa! Con il. Cioè, il vestitino è meraviglioso. Ed è uno squishy, quindi quelli che. Wow! Oh, no! Fermo! Ok, il mio cane ama gli squishy. Questi. Il mio cane ama gli squishy e quindi adesso lo vuole. Ma non avrà perché è mio. Apriamo il secondo, però io voglio Paperino. Speriamo che esce Paperino. Comunque, queste sorprese in edicola per me sono una delusione dietro l'altra, nel senso che io voglio una cosa, me ne esce un'altra e poi mi escono i doppioni. E se mi esce un doppione, io torno in edicola e non lo so cosa faccio. Paperino, Paperino, Paperino. Guardate che bella! Con il fiocchettino!
Ed è anche questa super squishy. Yeah, quanto è bella. Sì, sentirete sempre il mio cane piangere finché io avrò questi squishy in mano, perché il mio cane ama questi squishy e ci vuole giocare, ma questi sono i miei. Ta-da! Elsa e Paperina. Oh, amore! Dai! Squishiamoli. Yeah. No, vabbè, io li adoro. Se non fosse che costano tipo 5 euro l'una, ne andrei a comprare altri 1000. Ciao, ciao! Ok, sono matta. Bellissimi! Io felice. Stamattina inizia benissimo la giornata con questi squishy. La luce sta tornando, la luce. E niente, ora mi finisco un po' di ordinare a destra e a sinistra e prendo la lista della spesa e andiamo a fare la spesa, perché sì, io di domenica vado a fare la spesa, però mi trovo comoda ad andare nel weekend per il fatto che organizzo il menu settimanale e quindi ho anche la comodità che mio marito mi porta in auto e non devo andare in bici, per cui è grande. Andiamo a fare la spesa! Eccomi ragazze, sono appena tornata da fare la spesa, vi faccio vedere. Allora, sono stata da Lidl e ho fatto la brava, ho preso solo le cose che dovevo prendere, non ho preso niente fuori dalla lista, niente porcherie questa settimana, e vi faccio vedere adesso velocemente. Comunque da Lidl ho speso 35 euro e ora mi dirigo al Conad a prendere il resto della spesa, quindi quello che forse spenderò un po' di più perché carne, affettati, insomma queste cose così. Comunque vi faccio vedere velocissimamente cosa ho preso. Allora, ecco qui la busta, queste sono le buste di valeriana, lattuginio, questi sono i panini al latte per la colazione di mio marito, ho preso le uova, questi sono i panini, cioè il sandwich per fare i toast quando mio marito va al lavoro. E poi qui ci sono, vabbè, anche i panini per quando esce fuori a cena, broccoli, zucchine, lì sotto ci sono dei burger vegetali, qui che, cosa c'è? Una bottiglia di, due bottiglie di vino barra spumante, quel che è. Il muesli, questo qui celeste è il muesli per la colazione. Eccomi rientrata, siamo stati al Conad, abbiamo portato anche il cucciolo perché al Conad cioè, ci sono quei carrelli speciali che il cane può mettersi in una parte del carrello mentre nell'altra metti la spesa, quindi abbiamo portato pure il cucciolo con noi e adesso vi faccio vedere più o meno quello che ho preso al Conad. Ecco la busta, tenete conto che praticamente ho speso, Tiago amore dai togli il musino, ho speso 37 euro, quindi 37 e 34 da Lidl con 70-71 euro sono riuscita a fare la spesa di tutta la settimana per due persone, quindi comprensiva anche di sabato e domenica, e tenete conto che questo è possibile perché comunque altre volte faccio compro quelle cose da volantino che magari hanno una quantità di più, come la volta scorsa per esempio il tonno. Ora ho trovato questo che io prendo sempre, lo sapete, della Orogel, il cavolo riccio, che era in super sconto, tipo invece di 2,10€, 2,30€ a volte lo pago, era a 1,59€, quindi ne ho prese tre confezioni, uno, due, da qualche parte c'è anche la terza. E poi c'era anche questo contorno amico in offerta e l'ho voluto provare, anche se in genere io non prendo quelli che vedete all'interno ci sono le patate, preferisco prendere quelli di sulle verdure, però va bene. Poi ho preso questi qui che erano in offerta e lo sapete che io li abbino spesso, metti a fuoco, li abbino spesso al minestrone, ecco il mio cucciolotto sempre qui. Ho preso i teneroni che erano in offerta, ho preso un po' di pesce, questa volta ho preso questo che è già, diciamo, condito, già pronto, e sono i filetti di platessa alla mugnaia che non ho mai assaggiato, quindi li proveremo. Sotto sotto lì c'è il pane,
cosa ho più, qui ci sta il pollo, anche questo era super scontato, ed sono 400 grammi ed era 3 euro, quindi anche di questo ne ho preso due confezioni, diciamo a mo' di scorta. E quindi questo, qui ci sono gli affettati, la bresaola e il cotto con cui faccio colazione. E quindi questo, raga, adesso preparo qualcosa per pranzo e poi vogliamo andare a farci una bella lunghissima passeggiata al parco per goderci questa domenica che sembra che stia quasi arrivando la primavera. Quindi ora mi metto a cucinare e poi vi porto con noi al parco. Siamo appena rientrati, vi ho messo qualche sketch del parco dove siamo stati, bellissimo, grandissimo, e ci siamo divertiti un sacco, abbiamo camminato tantissimo, sono praticamente mezza distrutta, siamo tornati da un po', mi sono cambiata, mi sono messa questo maglioncino da casa e ora vado a struccarmi perché sono morta praticamente, quindi penso che la serata la passeremo in casa, magari cucino qualcosa di un po' più carino per stasera. Veramente avevo pensato di fare i bagel con il salmone, bagel presi da Lidl e salmone preso stamattina da Lidl, quindi sì, penso di fare questa cenetta un po' così e ci vediamo un film, un telefilm in televisione, quindi stiamo così tranquilli a casa. E quindi volevo salutarvi, sì, vedete c'è ancora il sole, è veramente una giornata bellissima e le giornate si stanno allungando tantissimo. E quindi che bello, sta arrivando la primavera e ci vediamo
nei prossimi video, penso che questo ve lo metterò già domani, quindi lunedì vedrete quello che io ho fatto ieri, domenica che oggi. E quindi niente, se sentite questo rumore, la lavatrice che praticamente ha quasi terminato, perché prima di uscire l'avevo programmata in modo che adesso mi trovo a mettere i panni nell'asciugatrice, quindi ho già fatto una miriade di lavatrici e asciugatrici oggi, ma questo è poco importante. E niente, mettete un like per sostenere il mio canale e ci vediamo al prossimo video. Un bacio a tutti, ciao ciao.